Com'è? Bollita la rabbia? Perché? No, non si... Sì. Non è la prima partita che abbiamo avuto un arbitraggio, non dico malo, per un arbitraggio che non ho lasciava contento. E così in calcio io dico che l'arbitro è stato oggi a un livello molto, molto alto. E in questa situazione l'ho visto un modo diverso, ho reazionato come no deveva, però di queste emozioni vive il calcio e qualcuna volta sbagliamo, oggi ho sbagliato io. Primo tempo 11 contro 11, la Spezia ha giocato forse la miglior partita del campionato. Secondo tempo qualunque avversario, con qualunque numero di giocatori in campo, soffriamo sempre, come mai visto? Io penso che con la situazione di giocare con due di più ha entrato un poco del nerviosismo che non deve entrare, però tutto questo è una riflessione della situazione che stiamo vivendo, no? Si sta creando un ambiente di crisi, un ambiente di problemi e noi non abbiamo problemi, noi stiamo lavorando bene, siamo molto uniti tutti nella società, dirigenti, giocatori, corpo, staff tecnico. Se dopo la gente vuole fare un poco di problemi, lo dobbiamo accettare, però non fa bene alla società. E penso che tutta questa situazione ha fatto che la squadra ha avuto paura secondo tempo di giocare, dopo 2-0 abbiamo iniziato a giocare. E per questo penso che vittorie non daranno più fiducia e nelle prossime partite aspetto che possiamo giocare 90 minuti allo stesso livello. Mister, la difesa 3 è stata una sorpresa, però ha giocato molto bene. Adesso avete difficoltà per le prossime partite? Assolutamente. Siamo un poco condizionati con i giocatori esterni, per questo abbiamo cambiato un poco il sistema, anche per oggi contro Perugia che gioca contro il 5-2, simplemente giocare uomo contro uomo. Abbiamo saputo che se giochiamo uomo contro uomo, con la motivazione che abbiamo avuto oggi prima la partita, sapevamo che possiamo vincere anche contro Perugia. Era così, sono molto contento per tutti che hanno giocato, specialmente per... Io non parlo dei giocatori che hanno fatto male o fatto bene, però oggi devo dire che tre giocatori, perché hanno giocato prima volta praticamente, come Piccolo, come Scitumi, come Bakic, che ha giocato l'ultima contro Carpi, però non ha avuto tanti minuti. E sforzo che hanno fatto con tutta la squadra, per specialmente questi tre giocatori, hanno fatto un lavoro grandissimo. Ah, che devo dire, io ho perso la testa, anche io ho perso la testa. Che devo criticare adesso Perugia, se io non potevo controllarmi. Ma sono emozioni, il calcio vive le emozioni, qualcuna volta sbagliamo e non ha sbagliato Taddei, non ha sbagliato Nico, però penso che questa vittoria è molto importante. Per noi, se seguiamo così, possiamo fare cose buone, però io dico sempre con pazienza se puoi fare tutto. Normalmente i giocatori che entrano devono portare un po' di frescura, un po' di corsa, un po' di tranquillità. Penso che oggi Gagliardini e Cissotti non l'hanno fatto bene. Hanno stato molto passivi. Mi piace che ha fatto un gol, però non hanno fatto il lavoro che... Io non so, non se, mi sembrava che non abbiano entrato bene nel campo, stava molto arrabbiato con tutti e due, no? Però sono ragazzi giovani,
si se vede, noi abbiamo giocato oggi con 14 giocatori, di 14 sono 11 nuovi. Migliore Ceccarelli e Cattelani sono dell'anno scorso. E tutto questo fa la squadra deve crescere nella difficoltà, non lo sta facendo, sta un poco nervosa. Sono tanti giocatori che sono nuovi. Penso che, io come dico sempre, di partita a partita, con la fiducia, perché fiducia in calcio è molto importante. Non può essere che noi 20 minuti con due giocatori di più non possiamo giocare a calcio e dopo facciamo 2-0. A un momento iniziamo a giocare a calcio. Ha paura. Sì, per questo dico, questo ha paura. La testa è molto importante nel calcio. Noi, quando si vince, non si vince solamente perché si è giocato tatticamente bene o perché si sta fisicamente meglio, sino perché la testa funziona. E come dico, tutti i giocatori devono trovare una devono posizionarsi nella squadra, devono sapere dove sono io. E per questo dico che giorno tra giorno possiamo essere meglio. Partite come questa possono fare la squadra crescere. Ha avuto un problema piccolo ieri, per questo come adesso con Scittum e con Cattelani abbiamo avuto due giocatori, due attaccanti per iniziare la partita, questo era già pensato, e dopo nella panchina con Cissotti e Ardemagni due alternative buone, per questo noi abbiamo arriscato.